ufficiali, graduati, soldati e personale civile, in nome del Capo dello Stato voi riconoscerete il generale di brigata Paolo Sandri quale comandante della brigata Pinerolo. Passaggio di consegna al comando della brigata Pinerolo a Bari. Il generale di brigata Luciano Antoci, destinato ora agli organi centrali di Roma, ha ceduto il posto al generale di brigata Paolo Sandri, che proviene dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Antoci lascia il comando dopo 14 mesi, durante i quali la grande unità dell'Esercito italiano è stata impegnata in numerose missioni per la sicurezza del territorio, il contrasto alla criminalità organizzata e la prevenzione dei reati ambientali. Fare un'elencazione di attività è veramente sarebbe riduttivo, e quello che volevo evidenziare è che la Brigata Pinerolo è una straordinaria realtà operativa. La qualità del lavoro, la qualità dell'addestramento, la qualità degli uomini, delle donne, la disponibilità, lo spirito di servizio, l'esempio che c'è in questa regione, in questa parte d'Italia, in questa parte dell'esercito, ritengo che sia un valore aggiunto che dà veramente forza a tutti quanti noi per fare sempre di più. Comandante, autorità civili e militari, donne e uomini della Brigata Pinerolo, mi unisco ai saluti che tu così splendidamente hai fatto e rivolto e ai ringraziamenti che hai fatto descrivendo questo meraviglioso ottagono. Nell'ammirarvi, perché non si può che ammirarvi oggi, affermo senza paura di essere smentito che siete una bellissima schiera di soldati.